Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Harry, che mi chiede di parlare del film scritto, prodotto e diretto da Woody Allen, Basta che funzioni, film dove il nostro non appare, film secondo me tra i migliori di Woody Allen degli ultimi 25 anni, un piccolo capolavoro, una gemma assoluta dove il personaggio di Boris, interpretato da Larry David, è una delle invenzioni più grandi appunto del nostro Woody Allen. Quindi la storia è più o meno questa: Boris è un uomo di mezza età, è un fisico che però non fa più questo lavoro, stava per vincere premio Nobel ma ha avuto una grossa depressione, ha tentato il suicidio e si è divorziato dalla moglie e quindi è diventato un misantropo che non sopporta un cazzo di nessuno, vive in una bettola e praticamente per campare dà lezioni di scacchi a dei bambini. E un giorno incontra questa ragazza Melody, che appunto viene da fuori e che praticamente è parecchio rincoglionita, non sa niente, e che però insomma fa aprire un pochino il cuoricino al nostro Boris, che gli fa passare una notte con lui in casa perché lei non sa dove andare. Poi piano piano lui incomincia a fare degli insegnamenti, lei si innamora appunto dello stesso Boris e quindi decidono di sposarsi. Questo fa venire un altro incatenamento di eventi, cioè incominciano ad arrivare la madre e il padre appunto di questa ragazza per cercare di capire che cosa cazzo sta succedendo, e di lì poi tutto quello che succederà appunto in un film meraviglioso del tutto, appunto Basta che funzioni. Film un'altra volta splendido, con questo personaggio che subito dopo 5 minuti sfonda la quarta parete, ci inizia a parlare mentre sta già giocando con i suoi amici e inizia a descriverci il mondo attraverso la sua lente cinica e misantropa, dove distrugge praticamente tutto, qualunque cosa. È meraviglioso, tutte le parti con i bambini che praticamente vengono maltrattati, così come le madri, è tutta eccezionale. La parte con la nostra appunto Melanie, interpretata alla grande da Evan Rachel Wood, che è veramente un personaggio fantastico, che cresce lentamente e cresce sempre di più anche appunto la sua istruzione attraverso un Boris, ma è meraviglioso quando si lava le mani, quando ha tutte le sue problematiche. È per un personaggio, ripeto, storico, un personaggio mitico, un personaggio che fa ridere ogni 15 secondi per tutto quello che dice, per tutto quello che fa. La visione che ha della vita è assolutamente fuori di cervello, però è completamente legata a un certo tipo di materialismo, un certo tipo di realismo che il nostro vede in tutto quello che è il mondo, la bruttura del mondo. E quindi in un certo senso è un film che ci avvicina a un personaggio così cinico, così turpe, così brontolone, che però in realtà si scoprirà potrebbe avere un cuore d'oro. Poi è splendida l'idea appunto che New York porti fuori da tutti, comunque l'idea di non essere più conservatori. Arriva la madre che è tutta conservatrice, tutto il resto, poi diventa pittrice, va a vivere addirittura con due, il padre che fa tutto, il fascio di Vic, e poi si scoprirà omosessuale proprio perché a New York apre tutti, con quel finale meraviglioso per un film dal ritmo spettacolare, con una fotografia di Harry Savides da urlo, con delle grandi musiche, con il montaggio di Arisa Epseller che è a dir poco funzionale e perfetto, per un film scritto da Dio, diretto da Dio e cointerpretato in maniera magnifica. Patricia Clarkson è splendida nel ruolo della madre della nostra, così come il padre è un clamoroso Ed Begley Jr. Quindi un film che funziona come recitazione, con una sceneggiatura a dir poco brillante, con una regia, con dei movimenti di macchina, con dei piano sequenza, una regia che chiamerei invisibile ma che un'altra volta rende tutta la forza di un Woody Allen, che ha una tecnica micidiale che la mette sempre al servizio di una narrazione veramente bomba. Questo è uno dei migliori film di Woody Allen che purtroppo in pochi conoscono, e speriamo che qualcuno, vista questa mia mini recensione, lo vada a rivedere, perché è veramente un trattato sull'umanità ed è veramente una delle cose più divertenti che mi siano capitate di vedere in tutta la mia vita, veramente un filmone. Il link del filmone è qui sotto c'è anche Puzzante per donare direttamente su YouTube, qui sotto c'è anche Puzzante per andare su Patreon e avere la vostra mini recensione, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a giro per l'Italia. Ripeto, Basta che funzioni è un titolo perfetto per un film perfetto, secondo me è uno di quei piccoli capolavori, quei cotocchi di genio di Woody Allen che sembrano andare a scomparire perché non ha avuto poi tutto questo successo commerciale, ma che ci regalano, ripeto, uno dei personaggi migliori che Allen abbia mai scritto e una sceneggiatura talmente portentosa che andrebbe avanti da sola. Poi ci aggiunge la regia, ci aggiunge questi attori, ci aggiunge tutti i mezzi tecnici usati, così, e siamo di fronte un'altra volta a un film imperdibile.